Buonasera, grazie. Direi analisi perfetta, nel mezzo c'è sicuramente la qualità dei giocatori sia da una parte che dall'altra, perché comunque noi volevamo fare un certo tipo di partita da subito e non riuscivamo a prendere le misure. Dopo 10 minuti, 15 minuti, invece sia palleggiando sia facendo correre a vuoto appunto gli avversari, siamo riusciti veramente non soltanto a tenere bene il campo, ma anche a creare importanti situazioni. Primo tempo poteva finire, secondo me, con qualche gol in più di vantaggio. Siamo stati dei pulli sul gol preso perché non abbiamo fatto una pressione individuale su Ricci, che sapevamo che andava sul mancino. Poi ha fatto un gran gol e quindi bisogna fargli assolutamente tutti i complimenti del caso. Secondo tempo sembravamo ancora in pieno dominio, senza rischiare nulla. E poi abbiamo avuto una fase verso il finale di partita dove con niente sembrava andassimo in difficoltà, soprattutto con Ricci appunto, dove sia Mazzotta all'inizio ho provato a sostituirlo con Molina e poi Molina sembravano un po' in affanno fisicamente. Ricci, Brevilinio, appena spostava una palla ti metteva in difficoltà. Dalla situazione di un mio difensore che è uscito a vuoto su una situazione individuale che doveva magari attendere. Però anche lì ci sono state un paio di occasioni, secondo me, dove potevamo fare più male nelle ripartenze. C'è stato l'incrocio di Benali, potevamo essere più bravi negli ultimi metri nell'essere più incisivi. Poi per il resto, grande prestazione di personalità, di carattere, quindi bisogna fare i complimenti a tutta la squadra, perché venire qua in questo stadio contro una squadra che gioca in questa maniera e limitarla, e non soltanto limitarla, ma anche essere per varie spezzoni di partita padroni del campo, appunto, è sinonimo di grandissima, grandissima qualità. No, beh, diciamo che sono situazioni di campo, è fisiologico che nel momento in cui su un cambio di gioco puoi portare avanti uno dei tuoi esterni possa essere o creare l'uno contro uno. Questa è una delle opzioni, come poi del resto anche lo Spezia quando aveva questi cambi di gioco, soprattutto all'inizio, sembrava ci mettessero in difficoltà sia con Giasi che con Ricci. All'inizio è stata veramente un palla su palla per chi voleva far gol per primo. Poi, mi ripeto, la squadra ha fatto una grande partita di presenza, di determinazione, di attenzione. Sono contento per i ragazzi perché comunque arrivavamo da una prestazione secondo me molto positiva che non è stata esaltata dal risultato e quindi mi fa piacere dare una continuità di risultati anche se poi siamo alla seconda partita di campionato. La prima cosa che chiedo ai portieri è di mettere le mani dentro i guanti e credo che Cordaz li abbia. Poi sa anche giocare coi piedi, sa anche vedere il gioco da primo diciamo costruttore e quindi complimenti a lui che domenica ci ha salvato in un paio di occasioni e oggi secondo me ha fatto la prima parata mi sembra dopo 6-7 minuti. Sì. Probabilmente si apriva un'altra partita, ma al di là di questo, complimenti a tutta la squadra. Al di là del primo tempo, in cui sono d'accordo totalmente con la sua disamina, nella ripresa il Crotone si può dire che ha saputo soffrire, perché bisogna anche saper soffrire su questi campi, però forse qualche ripartenza in più si poteva fare, è ripartito poco nella ripresa.
Sì, c'è una questione anche fisica. Abbiamo giocato con 35 gradi, quindi di sicuro abbiamo speso tanto il primo tempo, perché in affanno, pronti via, non avevamo le gambe, sembrava non avessimo le gambe. Poi la squadra, come si dice in gergo, ha rotto il fiato, ha preso il pallino in gioco, il pallino in mano del gioco, e ha lavorato molto bene. Tante volte quando hai la qualità del palleggio fai correre a vuoto gli avversari, e poi se non corri bene nella fase difensiva, nella fase di pressione e di pressing, corri a vuoto, ti stanchi di più. Questo stava avvenendo nei primi minuti, non è avvenuto poi nell'altra frazione di gioco, dove con niente purtroppo siamo andati un po' in difficoltà, ma c'erano due squadre in campo che volevano vincere attraverso il gioco, e quindi credo che la gente si sia divertita, no? Al di là del risultato. Un'ultima per me, qualità, dice bene, del palleggio anche da dietro, perché abbiamo visto Mbolovic giocare quasi da centrocampista aggiunto, destro e sinistro, è qualità che gli aggiungerà Marrone quando sarà totalmente disponibile. A proposito, le chiedo un'opinione sugli esordi di Lille Marrone. Potrei dire finalmente. Credo che questi risultati aiutano ad aumentare l'autostima. Quando si cerca di giocare da dietro non è soltanto una questione tecnica, è proprio una questione di, al di là delle conoscenze, è una questione proprio di essere presenti sul campo. E oggi, quando ho detto, e ripeto ora, abbiamo fatto una partita di personalità, e soltanto con la personalità, non soltanto con le conoscenze, riesce ad avere un palleggio del genere. Per quanto riguarda Vido, sono molto contento, è un piacere averlo, è un piacere vederlo in allenamento. È sicuramente un giocatore importante, e quindi mi auguro che al più presto recuperi la condizione. Per quello che riguarda Marrone, non me la sono sentita di farlo iniziare subito, perché ha fatto un allenamento soltanto. C'è da capire in un certo senso alcuni movimenti, e questa partita sinceramente non era ideale per farlo esordire. Poi sono stato costretto a metterlo dentro, ha lavorato abbastanza bene. Potremmo sfruttare un pochino di più Mustacchio su qualche palla alle spalle del terzino avversario, e non siamo stati così bravi per poterlo fare. Mister, io ho titolato un cordone di lotte di governo. Questo dato è venuto fuori dalla capacità di Sofria, ma anche dalla capacità di leggere la partita. Lo forse stereotipo di questo discorso è stato Ben Ali, che ancora non sta benissimo, ma in fase difensiva è stato importantissimo nella capacità di appoggiare, di non rintanarsi troppo, ma dare l'appoggio alla squadra, giusto? Penso che sia la differenza nelle due fasi è quando hai una velocità di corsa diversa. Lui nel finale di stagione l'anno scorso è stato devastante sotto questo aspetto, perché era il primo a iniziare la fase difensiva andando in pressione sul portatore di palla. E la stessa cosa oggi, sicuramente a livello fisico abbiamo fatto qualcosa in più. Questo fa la differenza. Poi sicuramente magari nel secondo tempo potevamo essere più bravi nelle ripartenze, però dico che quando di fronte hai una squadra che comunque sa palleggiare, che ti può mettere in difficoltà con poco, il poco non significa sminuire la qualità, al contrario, ma avendo queste conoscenze è difficile riuscire a correre sempre bene e fare entrambe le fasi. C'era Molino, dopo 5 minuti mi stava maledendo perché stava vicino a me, ero al limite dell'insulto, perché non era mai a tempo su qualsiasi fase. E nonostante questo, poi ha preso come tutti le misure, alla fine ha sofferto fisicamente Ricci, che abilità tecniche, e poi oltretutto in questo periodo ha delle abilità fisiche che non sono comuni, no? Magari fra 2 mesi affrontare Ricci per noi potrebbe essere un pochino meglio. Grazie, buonasera.